Ed ecco, ci siamo di nuovo in studio appunto con l'ospite che abbiamo annunciato, Boris Rapa. Buongiorno Boris. Buongiorno Paolo, grazie dell'invito e un buongiorno soprattutto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Grazie a te per essere venuto a qualche giorno dalla data annunciata per l'apertura delle spiagge. L'hanno annunciato stamattina, se non sbaglio, che dal 15 gli stabilimenti balneari possono riaprire, il 15 è domani, per cui insomma ci siamo, l'hanno annunciato per tempo insomma. Sì, diciamo che siamo pronti, aspettiamo adesso anche che le temperature salgano per essere insomma in clima estivo. Quest'anno in effetti le temperature rispetto all'anno scorso diciamo sono state un po' diverse, no? L'anno scorso eravamo tutti chiusi dentro ed era caldo estate eccetera, quest'anno che era un po' più allentata la cosa, però fortunatamente da un certo punto di vista non è arrivato proprio il grande caldo, per cui diciamo che può essere più progressivo. Ne stiamo parlando con Boris Rapa, che è un albergatore, Hotel Casadei di Torrette di Fano, giusto? Non ho sbagliato. Perfetto, niente. Perfetto. Hai anche lo stabilimento balneare annesso? No, è solo la struttura ricettiva. Sulla struttura ricettiva, ovviamente come tutti quelli che hanno a che fare col turismo hai subito tutti i danni del Covid, tutte le problematiche, tutto quanto, e come tutti ti stai preparando, ma noi abbiamo scelto di parlare con te anche perché oltre che albergatore sei consigliere uscente dell'amministrazione regionale e di conseguenza forse anche hai un punto d'osservazione doppiamente privilegiato, perché da una parte sai com'è dall'interno, dall'altra adesso non hai vincoli, per cui sei fuori, insomma può venire fuori una bella chiacchierata. Me lo auguro, diciamo che c'è stata questa esperienza come consigliere regionale che mi è servita tanto, è stata un'esperienza di vita molto importante e qualcuno mi dice ti manca? Onestamente sì, nel senso che è stata proprio un'esperienza che mi ha aiutato a crescere, mi ha insegnato tantissime cose, soprattutto anche quello, il funzionamento di una macchina amministrativa importante come quella della regione. Dall'altra parte, come operatore turistico, mi sono dato da fare per cercare di portare le istanze e le problematiche di un settore che deve essere trainante all'interno della politica regionale. Quando eri consigliere avevi appunto uno spazio all'interno e sicuramente ti interfacciavi con poi la platea di tutti quelli che erano gli operatori. Com'era l'effetto? Ti ritrovavi diciamo dall'altra parte della barricata oppure ti sentivi comunque dalla stessa parte degli operatori però con un ruolo anche operativo? No, io mi sono sempre sentito un operatore turistico anche quando ero all'interno dell'amministrazione diciamo regionale. E questo io penso sia stato anche un vantaggio. Ancora oggi, e mi fa molto piacere quando alcuni colleghi mi fermano per strada, ci scambiamo delle idee, dei progetti, riconoscono il lavoro che ho fatto, perché penso che sia importante all'interno di un apparato amministrativo avere qualcuno che del settore se ne occupi, ma soprattutto che abbia anche le conoscenze e possa innanzitutto portare diciamo, le problematiche e nel contempo dare anche delle risposte, perché oggigiorno, soprattutto quando si parla di politica, bisogna cercare di dare delle risposte immediate e soprattutto concrete che agevolino un po' il lavoro dell'imprenditore e di tutta la rappresentanza. Oggi dall'altra parte cosa trovi come interfaccia nell'ambito dell'amministrazione? Ritrovi un tuo omologo, ritrovi qualcuno che fa le cose che in qualche modo tu proponevi e facevi, oppure ti ritrovi a non avere più un interlocutore? Allora, oggettivamente non è che in questi ultimi periodi abbia avuto modo di interfacciarmi con qualcuno di particolare. Però non essendoci nessun operatore turistico all'interno del Consiglio regionale, penso si faccia un pochino più di fatica nel affrontare i problemi. Un'altra cosa è che il Presidente Acquaroli ha tenuto la delega per sé e questo ritengo sia un'ulteriore diciamo, difficoltà nell'avere il contatto diretto con chi si occupa di turismo. Penso che sia più opportuno avere un assessore di riferimento con il quale interloquire anche quotidianamente, perché soprattutto in un periodo come questo dove le problematiche della pandemia hanno di gran lunga accentuato le difficoltà anche operative degli albergatori, dei campeggiatori, di tutti coloro che nel turismo operano, serve un confronto assiduo.
e questo, avendo la delega chiaramente al Presidente, penso rimanga un pochino più difficile. Cioè, per capirci, tu pensi che sia difficile perché il Presidente è sovrimpegnato, chiaro, per cui chiaro. Rischia di trascurare un aspetto che invece in questo momento e nella nostra regione è un aspetto di rilevanza notevole. Cioè, per quello che tu pensi che sarebbe stato più opportuno e sarebbe ancora oggi opportuno destinare un assessore specifico. Sì, no? Certo, perché chiaramente il Presidente ha mille problematiche da seguire e deve relegare per forza a funzionari o a tecnici, diciamo, di seguire il settore. Mentre ci sono indirizzi politici che vanno dati immediatamente, servono risposte. E per far questo serve tempo. Io ho visto che le deleghe sono tantissime. Noi abbiamo avuto ospiti sia il vicepresidente Carloni che l'assessore Aguzzi. Il vicepresidente Carloni ne ha 22, l'assessore Aguzzi 17. Dopo alcune si accorpano, alcune sono specifiche, però voglio dire, le deleghe che vengono date agli assessori regionali sono una quantità enorme. Sì, questo è anche un pochino il problema delle varie amministrazioni. Sono pochi gli assessori e sono tante le deleghe, e questo sempre per una questione forse di troppo populismo, quando si dice che bisogna tagliare i costi delle politiche. Io penso che la politica non bisogna tagliare i costi, ma bisogna renderla molto più efficiente di quello che sia, e per renderla efficiente servono persone, servono apparati amministrativi. Va vista in un'altra ottica, non tanto nel risparmio per forza, nei tagli dei costi, ma soprattutto nel renderla più produttiva verso i settori in cui operano. Far valere di più i soldi investiti piuttosto che ridurli e tagliarli, sì, e basta. Insomma. Come quando si ragiona in azienda. Esatto. Non è tanto il tagliare i costi, ma renderli produttivi gli investimenti che si fanno. Esatto, sarebbe come dire: chiudo un piano dell'albergo così non devo pulirlo. Il concetto è quello. Tutti gli investimenti che si fanno vanno resi produttivi. Poi alcune volte si sbagliano anche in termini aziendali, si sbagliano le scelte. Però bisogna cercare sempre di fare degli investimenti che poi producano reddito. A che punto siamo con la preparazione della stagione estiva, in particolare nel tuo albergo, ma comunque con gli altri operatori? Tanto avrai rapporti e ti sentirai, insomma, da collega. Sì, quelli, diciamo, più avanti sono chiaramente gli stabilimenti balneari, che, come dicevamo prima, è prevista l'apertura i prossimi giorni. Per le strutture ricettive si va ancora un pochino più a rilento, ma penso che la gran parte, fine mese, inizio giugno, prevederanno le aperture. Anche perché chiaramente ancora c'è una grandissima incertezza sulle regole, sui protocolli sanitari, e questo sinceramente è un punto che mi sta molto a cuore, perché la Regione Marche l'anno scorso è stata la prima regione ad attuare i protocolli sanitari per le strutture ricettive. Ed è stato un punto vincente, perché ha permesso a tutti gli imprenditori di sapere come e quando aprire, e che soprattutto quali comportamenti tenere nel momento dell'apertura. Noi l'anno scorso, io personalmente, avevo presentato un'interrogazione il 16 di aprile proprio per incentivare e accelerare questa operazione, ed è stata a mio avviso veramente un'ottima soluzione, che ci ha permesso, io adesso parlo come imprenditore, certo, di sapere quali fossero le regole per aprire e comportarsi con i nostri ospiti. Tant'è che il protocollo fatto lo scorso anno è stato ripreso non solo quest'anno dalla giunta regionale, ma anche lo scorso anno da altre regioni come modello base per tutte le attività turistiche. E questo è motivo di orgoglio. Certo, motivo sicuramente di orgoglio, e soprattutto tecnicamente vuol dire che funziona, e funziona anche con la situazione variata, perché rispetto all'anno scorso, diciamo che un po' di modifiche ci sono state, però si vede che era concepito bene anche per far fronte a qualche modifica. Seguendo quel protocollo, voi siete pronti per aprire, con che capienze e con che limitazioni? Sì, diciamo, non abbiamo particolari limitazioni, se non il discorso del ristorante, perché chiaramente ci sono delle distanze da rispettare e non sono, diciamo, non comprendono la capacità, per esempio nel mio caso, di tutte le camere. Dovremmo comunque tagliare in qualche modo dei posti letto. Però questo ci permette in qualche modo di anche diversificare l'offerta, magari poter prendere chi fa solo pernottamento e prima colazione, e quelli che fanno, diciamo, pensione completa. I centralini bollono oppure ancora tutto tace?
Allora, i centralini è un po' che non volano più perché ormai va di moda la via telematica, tramite email, diciamo. Inizia a esserci un pochino di movimento, le richieste questi giorni stanno aumentando, però ancora si tratta molto di informativa. Diciamo, come prenotazioni e come conferme ancora siamo abbastanza a rilento, ma questo, come dicevo prima, penso sia normale perché c'è ancora un pochino di incertezza. Qualche giorno fa dei clienti ci hanno chiamato per capire se dovevano arrivare con il tampone fatto oppure con come, cioè c'è un pochino di confusione anche data da questa comunicazione del Green Pass. Molti veramente chiedono cosa serve per spostarsi, mentre ad oggi tra regioni dello stesso colore non serve assolutamente niente. E allora fatta anche a livello governativo, a livello nazionale, una comunicazione un pochino più precisa per mettere le persone nelle condizioni di sapere quello che devono fare. Certo. Perché il discorso delle regioni dello stesso colore, sappiamo che poi le regioni possono variare colore, se io oggi ti prenoto per agosto e poi ad agosto la mia regione, che magari io sono di regione X, cambia colore, potrei essere in difficoltà a spostarmi, per cui a oggi ancora una linea che permetta di prenotare con tranquillità, con un certo anticipo, insomma in qualche modo ancora non c'è. No, appunto, c'è ancora molta confusione, anche il discorso del coprifuoco per esempio, c'è gente che mi chiama e dice ma io alle 10 devo essere in camera. Cioè, avete lo spazio grande, dice, avete la hall grande. Per cui ci sono, ripeto, queste condizioni che frenano comunque la voglia, perché di voglia di vacanze, la voglia di uscire ce n'è veramente tanta, però questa poca chiarezza ancora limita insomma le conferme delle prenotazioni. Voi vi preparate, immagino, a fronteggiare poi una sorta di boom se dovesse arrivare, perché è chiaro che è più semplice prendere 3 prenotazioni un giorno, 5 il giorno dopo, poi sistemare una camera, eccetera, e magari invece trovarsi da qui a 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni, che in un giorno riempite l'albergo, diventa anche un po' più complicato. Sì, anche perché la programmazione è alla base di tutto il settore turistico ed è chiaro anche per il discorso del personale, cioè quante assunzioni fare in base alla gente che poi sarà ospite delle strutture ricettive. È difficile. Ci auguriamo comunque che la gente arrivi, anche se ci fosse il boom, ci prepariamo per tutto perché non si può scartare niente. Certo. Però è chiaro che per un'azienda avere una programmazione latente è molto difficile. E naturalmente questo ha un precedente che è l'anno scorso, no? L'anno scorso le condizioni erano diverse, però l'estate comunque si è fatta, per cui vi basate anche sull'esperienza dell'anno scorso per prepararvi, oppure la considerate una cosa diversa da quest'anno e di conseguenza qualcosa tutto da ricostruire? No, un minimo si fa riferimento all'esperienza dello scorso anno, chiaramente, anche se sono situazioni un pochino diverse, perché si era partita con una base di prenotazioni già esistente, perché poi la pandemia, il Covid è entrato a pieno regime da marzo e fino a marzo le prenotazioni c'erano state, per cui una base l'avevamo già. Quest'anno non abbiamo niente a differenza. Certo. Le problematiche chiaramente le conosciamo meglio, riusciamo forse a gestire meglio e dal punto di vista anche... Vediamo qualche titolo, il turismo batte il Covid, fondi per 10 milioni, sì. Spiaggia al rilancio, insomma ogni tanto qualche titolo esce. Sì, perché anche questi aiuti, diciamo, questi finanziamenti che a livello regionale erano stati dati, a livello nazionale veramente pochi, non hanno supportato come si deve il mondo dell'imprenditoria turistica. E ci troviamo ad affrontare una stagione, ripeto, che ha molte somiglianze a quella della scorsa, però con delle varianti. Siamo quasi in chiusura, ma non voglio metterti in difficoltà, però una domanda da ex amministratore te la devo fare, visto che poi tu rimani invece un operatore che era poi la tua provenienza, la tua storia. Hai qualcosa da rimproverare e se sì cosa all'attuale amministrazione? Adesso giudicare l'attuale amministrazione si fa oggettivamente fatica, io dico sempre che bisogna essere seri perché sono in carica da pochissimi mesi, per cui il lavoro poi si deve verificare strada facendo, non è pensabile dare un giudizio immediato. Quello che magari mi può premere a sottolineare è che ci dovrebbe essere un maggiore interesse verso il mondo turistico, dando risposte concrete ma soprattutto con una programmazione. Faccio un esempio basilare:
ottimo il testimonial, nuovo il testimonial che ha la Regione Marche, che è il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Iesino. Però vorrei capire a monte quale sia la strategia, perché la precedente amministrazione aveva preso come testimonial Nibali, certo, un ciclista, ma perché c'era un progetto dietro, c'era, esatto, il progetto delle ciclabili, c'era un progetto delle infrastrutture sul territorio e il testimonial era rappresentante di una progettualità. Roberto Mancini va benissimo perché conosciuto, però come operatore turistico sarei interessato a capire quale sia il progetto a monte. Certo, magari potrebbe essere che le Marche diventano il posto dove tutte le squadre di calcio vengono a fare il raduno, però almeno saperlo, insomma. Certo, no? Poi magari servirebbero le infrastrutture, servirebbero i campi da calcio, di stadio, quello che sia per una programmazione in tal senso. E chiudiamo con una cosa che non è da operatore turistico, ma forse lo è. E quando eri nell'amministrazione ti sei fatto promotore di una legge per la valorizzazione dei dialetti. Questa legge sta andando avanti, e tra l'altro su proposta del consigliere Biancani ne faccio parte anch'io, perché sono stato segnalato e nominato tra i candidabili e poi votato dal consiglio regionale, per cui orgogliosamente faccio parte di questa di questo comitato per la valorizzazione dei dialetti marchigiani. Che cosa ti aveva spinto e che cosa ti aspetti dal seguito di questa cosa che avevi seminato? Allora, questa è una legge che è stata approvata quasi un anno fa e di cui veramente vado particolarmente orgoglioso, perché l'ho portata avanti non senza sacrifici. Anche mi ricordo Renato Minardi era è stato il relatore, però la legge era, cioè, è stata la mia proposta di legge. E questa perché? Perché andando in giro sui territori, conoscendo le varie realtà che si occupavano un po' di cultura, ma soprattutto nei piccoli paesi anche che portavano avanti la tradizione delle lingue locali, ho avuto diverse richieste di finanziamenti, di aiuti, di sostegni, e non sempre un ente come la Regione era capace di sostenere o aiutare tutte le realtà nel panorama regionale. E da qui è nata l'idea di mettere in rete queste realtà, ma soprattutto di dare un supporto strutturale a un mondo che sta portando avanti, che ha portato avanti e che mi auguro porterà avanti una parte importante della nostra cultura, che è la lingua, che sono i dialetti, che poi siamo una regione al plurale per cui abbiamo tantissimi dialetti, certo, ci sono tantissime realtà, e da qui anche la costituzione non solo di un comitato che possa professionalmente portare avanti delle progettualità, non una tantum ma strutturate, ma anche la realizzazione per esempio di una biblioteca regionale dei dialetti, dove magari poter conservare tutto il materiale che poi viene prodotto. E tornando per esempio alle compagnie statali, ai poeti dialettali, cioè dargli un sostegno anche economico perché possano continuare a produrre delle commedie in dialetto, cercando di avvicinare un pochino anche la gente, perché oggi una volta si diceva che parlare in dialetto era una cosa poco... Sì, non andava bene, non andava bene. Mio padre lo racconta spesso, insomma, invece, il suo arrivo alla scuola media dove gli dicevano che non doveva neanche azzardarsi. Invece insomma, è un punto importante perché fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione, e riuscirlo a portarla avanti penso sia indispensabile. Però per far questo serve, come dicevo prima, una cosa strutturata, e chi meglio di gente come te, come altri, che hanno la conoscenza e la professionalità di questa cosa, creare una squadra per poter dare una progettualità negli anni. L'ultima cosa che spero avvenga e che poi sia finanziata, perché noi avevamo messo sui 30.000 euro se non sbaglio come punto iniziale, però per fare un progetto serio, certo, un progetto importante, poi servono le finanze. Certo. Bene, Boris, io ti ringrazio, ho dato del tu al ex consigliere, attuale albergatore Boris, perché ci conosciamo da prima ancora e da una vita, per cui questo è il motivo per cui mi sono preso questa confidenza avevamo fatto un accenno all'importanza dell'aeroporto, ma non abbiamo veramente più tempo, se no lo togliamo troppo all'ospite dopo, ma tanto che l'aeroporto è importante in una regione come la nostra, si capisce. Certo, poi magari sarà motivo per una prossima chiacchierata. Come no. Grazie allora, io adesso prima di andare in musica, perché abbiamo fatto una promessa che dobbiamo mantenere, dobbiamo ascoltare e vedere il video di Clara Rossi, Un anno d'inverno, vi do i risultati del nostro sondaggio. Occhiali 63%, lenti
20-37, per cui stiamo dalla parte di quelli che hanno gli occhiali e siamo in maggioranza per adesso, ma continuate a segnalare, a votare se volete divertirvi con questo nostro sondaggio insieme a noi. E salutiamo Rita, Veronica, Marco, Luca e Giacomo che ci hanno mandato dei saluti a loro volta attraverso i social. E appunto adesso, prima di passare al prossimo ospite che è Gabriel Pier Giovanni De Leoni, musicista, ascoltiamo Clara Rossi col suo video Un anno di inverno e ringraziamo ancora e salutiamo Boris Rapa. Grazie Boris. Grazie.